Bergamo. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. Il prodotto. La ricerca e lo sviluppo, il continuo perfezionamento con il controllo di qualità in ogni singola fase di lavoro e i molteplici test sui capi prodotti garantiscono un livello qualitativo elevato. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Immagini che ci portano in Val d'Aosta, una delle più accoglienti regioni turistiche del nostro paese. Siamo all'interno dell'auditorium dell'assessorato allo sport regionale al turismo e siamo in questo luogo per la presentazione del 49esimo giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta, le Savoie e le Mont Blanc. Questo è l'esatto titolo della manifestazione organizzata e voluta dalla Società Ciclistica Valdostana, presieduta da Vasco Sarto, che dà naturalmente il benvenuto a tutti i presenti che vengono da ogni parte della valle, siano essi sindaci, amministratori locali o addirittura sponsor. È presente in effetti il presidente del consorzio della Fontina, che è il principale sponsor di questa manifestazione. Una gara che da anni viene svolta in collaborazione con le club cycliste delle Savoie, de Mont Blanc, una società che di fatto aiuta nell'organizzazione di quelle due tappe che abitualmente si svolgono in territorio dell'Alta Savoia, ma come abbiamo detto siamo in casa dell'assessorato regionale al turismo. Aurelio Margheretta, assessore al turismo e allo sport della regione Valle d'Aosta. Il Giro della Valle d'Aosta rappresenta un bello spot per questo territorio. Ma direi proprio di sì, perché si inserisce in una strategia che la regione sta perseguendo con grande tenacia. Il grande ciclismo è una vetrina straordinaria, perché da un lato ci sono dei ragazzi che hanno delle potenzialità, li troviamo dopo nel Giro d'Italia, Tour de France, e dall'altra parte abbiamo delle balconate, abbiamo dei percorsi straordinari. L'abbinamento di queste due cose è per noi motivo di promuovere la Valle d'Aosta, di dire che la Valle d'Aosta è una meta turistica, si può fare sport, ci si può rilassare, è un luogo in qualche modo che ha una identità forte. E la regione ci crede in modo particolare da diversi anni a questa parte, anzi quasi da sempre. Ma direi di sì, arriviamo al 49esimo e quindi la regione da sempre sostiene, ed è un coronamento per gli organizzatori, per gli sportivi, per i sindaci, è una grande tradizione che noi sosteniamo in modo convinto. Natale Dodero, presidente del Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana. Il Giro rappresenta indubbiamente un patrimonio del ciclismo a 360 gradi. Beh, assolutamente sì, soprattutto per la nostra regione, ma non solo, a livello nazionale, internazionale e direi mondiale. Una manifestazione del genere magari può avvicinare al ciclismo anche qualche ragazzino che di fatto rappresenta il futuro del nostro sport. Ma noi abbiamo già parecchi ragazzini che si stanno avvicinando alla strada, soprattutto in considerazione del fatto che la federazione sta lavorando molto su una sinergia tra i settori, quindi anche quelli che fanno fuoristrada, i maestri di mountain bike, quindi i direttori sportivi, stanno lavorando insieme e portano i ragazzi anche su strada. Questo fa sì che si innamorino della strada. Certo è che per la nostra regione diventa difficile, perché? Perché non abbiamo grosse aziende e quindi non abbiamo quel grosso ritorno pubblicitario che possa interessare le aziende e investire quel capitale che ci possa permettere di costruire magari una squadretta per magari fra 5-6 anni avere anche noi qualche atleta che possa partecipare a questa importante manifestazione. Nel complesso come sta il ciclismo da queste parti?
Beh, non devi chiederlo a me, io, per me sarebbe facile rispondere. No, lo dicono i numeri, lo dicono le manifestazioni. Noi quest'anno abbiamo il Giro della Valle, abbiamo manifestazioni di carattere internazionale, abbiamo il campionato italiano di studenti allievi, abbiamo la Coppa Italia del settore giovanile, abbiamo fior di manifestazioni che attirano centinaia e centinaia di ciclisti. Fortunatamente in questo quadriennio abbiamo avuto un assessorato che ci ha ascoltato, che ci capisce, e soprattutto abbiamo avuto la RAI che ci sta seguendo su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda l'evento ciclismo. Ma non ciclismo legato solo e fine a quello che è la disciplina agonistica, ma proprio legato a quello che può essere un sport che è l'unico sport, non me ne vogliono gli altri, che è uno sport itinerante, quindi si parte in un posto e si arriva in un'altra parte della valle. Quindi per le immagini, per il territorio a livello pubblicitario e turistico diventa importantissimo. Una corsa quindi che è una vera vetrina di tutta la regione della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia, una corsa che però presenta diverse difficoltà che ne caratterizzano l'andamento nelle sei tappe in programma. Una gara che ovviamente mette in palio tanti titoli, tra cui quello di leader del Gran Premio della Montagna, che di per sé vale già molto per gli atleti che vi partecipano, dal momento che sono 20 colli da scalare. Vasco Sarto, che giro della Valle d'Aosta sarà quello che scatterà il 16 di luglio? Un giro tosto, un giro della Val d'Aosta. Dunque, quando si dice giro della Val d'Aosta, d'altronde si chiama giro d'Aosta Mont Blanc, dunque abbiamo il Monte Bianco. Poi Val d'Aosta è un classico giro per campioni, dove ci saranno tappe anche, adesso sulla carta sembrano tutte dure, ma per esempio la prima tappa non è durissima, dunque potrebbe essere la tappa, anche la tappa che andiamo in Francia, sì c'è uno strappino, però le tappe dure per me è Tavagnasco e Antei. Insomma. In un periodo di crisi come questo avete stretto i denti, riuscite a riproporre questa manifestazione, tra l'altro anche con una bella novità, un ritorno sotto certi aspetti al passato, quel prologo serale che caratterizzerà la prima giornata di gara, lunedì 16 luglio proprio. Hai detto giusto, con tante difficoltà. Non so dirti come abbiamo fatto, però gira di gira siamo riusciti a farla. Quest'anno poi, Palino che è mio, però do merito a Marzio e François che hanno voluto il prologo, ci sono dati da fare, un prologo che per me è la passerella, dunque il pubblico può vedere un corridore alla volta e può ammirarle, vederlo uno alla volta ad agio, quando passa il gruppo è una frazione di secondo e va, invece con la cronometro individuale poi serale così, poi arriviamo al Forte di Barca. Ci sarà da divertirsi come sempre, insomma. Senz'altro, Forte di Barte è la cartolina della Val d'Aosta, quest'anno poi con la crono individuale penso che il pubblico si divertirà veramente. Un pubblico che qui in Val d'Aosta è abituato a vedere campioni del domani, una corsa che ha sempre messo appunto in vista atleti che poi, una volta passati professionisti, hanno scritto la storia del ciclismo, e naturalmente anche quest'anno sarà così. Marzio Facchin, che fa parte della macchina organizzativa del Giro della Valle d'Aosta e cura praticamente ogni dettaglio di questa grande manifestazione, una manifestazione che per il proprio cinquantenario si propone con tante, tantissime novità. Sì, abbiamo approfittato diciamo di questa dicasia tra la data e la prima edizione del 62, col fatto che due edizioni sono saltate, quest'anno sarà il cinquantenario e il cinquantesimo che sarà l'anno prossimo, per organizzare una serie di attività collaterali con cui festeggiare l'avvenimento. Quest'anno proporremo un prologo serale che non si fa da 20 anni, si farà lunedì sera dalle 18 da ONA alla cornice del Forte di Bar, e poi dopo faremo le tradizionali 6 tappe che come sempre prevederanno tanta tanta salita e vedranno al via i migliori scalatori del panorama internazionale. 23 squadre di altissimo livello, non solo scontro che sembra già scritto tra Aru e Dombrowski, ma ci sono tante rappresentative che sono destinate a scrivere ancora una volta una pagina importante del Valle d'Aosta. Sì, diciamo che quest'anno si verifica una cosa che parecchi anni che non accadeva, nel senso che la maggior parte dei migliori o comunque dei primi 10 dello scorso anno saranno di nuovo al via, questo anche grazie al fatto del spostamento di data da agosto a luglio, e qui oltre a Aru e Dombrowski avremo anche il campione italiano Manuel Bongiorno, Cattaneo,
Jungels e parecchi corridori internazionali dal Belgio, Stati Uniti, Francia, che sicuramente daranno uno spettacolo incredibile per tutta la settimana. Insomma, prove generali per un grande 50° compleanno del 2013. Esattamente, sì. Per l'anno prossimo, oltre a un cronometro nel centro storico di Aosta, avremo anche delle altre iniziative, tipo una mostra fotografica che racchiuderà i 50 anni della storia del Giro. Una storia lunghissima che ci ha permesso, negli anni in cui abbiamo partecipato, di registrare anche queste favolose immagini che sono di fatto quella che può essere la cartolina, come più volte viene detto, della Valle d'Aosta. E c'è chi di questi quasi 50 anni ne ha vissuti ben 32 in qualità di atleta e direttore sportivo. Oggi a tutto diritto un opinionista doc. Olivano Locatelli, 32 giri della Valle d'Aosta alle spalle, cos'è questa corsa? Ah, per me, come ho detto prima, è l'unica gara che ancora mi emoziona, l'unica gara che mi dà degli stimoli, l'unica gara dove mi piace portare i corridori, crescerli per il futuro del Valle d'Aosta, perché sono pienamente convinto e sicuro che in questi 32 anni ho visto che il Valle d'Aosta è quello dove veramente crescono i talenti, riescono a esprimersi e riescono a capire cos'è la vera fatica. E a proposito di talenti e di emozioni, torniamo indietro di qualche mese, Aru Dombrowski è stato un grande Valle d'Aosta, quello del 2011, un duello che sembra essere già scritto per quanto riguarda quest'anno. Sì, sembra essere già scritto, sono felice che la Stana abbia dato il consenso a Aru di poter fare il Valle d'Aosta, anche se non riuscirà a prepararlo in modo giusto perché ha degli impegni adesso a casa, poi con la Stana e tutto, però il ragazzo c'è con testa, con esperienza, con tutto, sono sicuro che darà il massimo e spero che, come l'anno scorso sono emersi loro due al Val d'Aosta, quest'anno sono emersi al Giro Bio, spero che siano ancora loro due, perché sono convinto che se cresciuto in modo giusto e col tempo giusto, questi saranno i due ragazzi che ci daranno grandi soddisfazioni della gara d'etappe in futuro. Un paesaggio di rara bellezza tra il Cervino e il Montavic che ha dato il nome al primo parco naturale della Valle d'Aosta istituito nel 1989. Dal nome di questo picco che vedete, che con i suoi 3.600 metri a forma piramidale domina e contraddistingue l'intera vallata. Oltre ai picchi delle montagne, anche ben 14 splendidi laghi alpini. Un paesaggio veramente mozzafiato. Ma veniamo ora a rivivere i momenti finali del Giro della Valle d'Aosta, edizione 2011, che si è concluso proprio su queste strade. Ormai è notte fonda per Novikov, non dobbiamo dimenticare che proprio l'anno scorso su questo tratto di strada, non a cronometro ma comunque al termine di una tappa importante, proprio Aru sfoderò tutta la sua classe, giunse sul traguardo secondo e per Novikov anche allora in maglia gialla invece ci fu notte fonda e dovette consegnare la maglia gialla al suo compagno di squadra che poi andò a conquistare la vittoria nella Giro della Valle d'Aosta nel 2010. Pedala come uno stantuffo il nostro amico Fabio Aru, ricordiamo classe 1990, quindi giovanissimo, ma l'interesse è tra il terzo in classifica Aru e Novikov e un continuo ballottaggio tra i primi tre in classifica per vedere il loro stato su questa importante salita, ricordiamo 9 km e 200 metri dalla località Fabbrica alla località Covaret, un comune, quello di Champs-de-Platz, con il proprio sindaco Luigi Berger, che stanno puntando molto su quello che può dare l'informazione televisiva e non solo del Giro della Valle d'Aosta, questa splendida località. Ne è felice naturalmente Pietro Bosonetto, assessore allo sport dello stesso comune, il professor Pietro Passerin d'Entrèves e il dottor Massimo Bocca, rispettivamente presidente e direttore del Parco Naturale del Montavic. Ma intanto sul traguardo ecco giungere Dombrowski, 29:22:53 il tempo fatto registrare dall'americano, atleta che gareggia tra i professionisti nella squadra Livingston di
dell'americano ovviamente Armstrong, ma attenzione, ormai siamo veramente alle battute finali del nostro Aru, che sta per prendere, ecco qui al traguardo Antoine Lavieux, è in ritardo sul tempo del connazionale Kenny Ellison, che per il momento mantiene la palma del primato con 29-12-04, ma attenzione, ora a questo punto l'arrivo ed il tempo fatto registrare da Fabio Aru, che va a concludere la prova in 28-48-91, è il miglior tempo a 24 secondi Elisonti e a 34 Dombrowski, ma dobbiamo attendere l'arrivo del russo chiamato in grande ritardo. Eccolo in pratica il vincitore del Giro della Valle d'Aosta numero 48 nell'anno 2011, è più che mai Fabio Aru, una vittoria che tutti qui al Montavicchio si aspettavano. Riuscirà il nostro Fabio Aru a scrivere il proprio nome sul labbro d'oro di questa importante manifestazione per il secondo anno consecutivo? La risposta domenica 22 luglio.